Allora, a Carlo Pozzi, l'ideatore del bozzetto e quindi anche il costruttore dell'opera, chiediamo come è venuta questa idea, come è nata l'idea di creare, fra virgolette, un Garibaldi seduto in mezzo al popolo, seduto. Sì, l'idea è nata così, su una base, parlandone con l'onorevole Birardi, che lui è un grande conoscitore di questi cimeli di Garibaldi, parlandone con lui, e lui ha espresso quel desiderio: mi piacerebbe avere un monumento qui in piazza di Garibaldi, e non abbiamo una statua. E l'unica cosa che mi è venuta in mente, visto la seduta di granito che era già lì presente, ho detto: la possiamo fare seduta lì, che rappresenta come un normale cittadino maddalenino, e potrebbe essere un'opera che viene avvicinata dal pubblico, e non come le opere che sono isolate, che uno le può fotografare però non le può toccare. Come attrazione turistica ho detto: se la mettiamo lì, visto, gli ho fatto vedere diverse opere di personaggi storici o famosi che intorno a diverse città importanti esistono già, e allora è piaciuta questa idea, e allora sono partito a realizzare il prototipo in argilla con la gentil concessione del materiale della Cera Sarda, che mi ha fornito il materiale, visto che qui io sono venuto da poco ad abitare e ho un piccolo appartamentino, dunque non ho tutti gli attrezzi che avevo prima nel mio laboratorio a Milano, però si poteva realizzare comunque questa cosa, e ho cominciato a realizzare dandogli una forma di più compatibile da poter far accogliere lì. Ho cambiato un po' le pose, la posa che c'era già esistente e fotografata col piede allungato della, non poteva essere secondo me realizzata, perché poi creava intralcio e poteva far inciampare qualcuno. Allora ho messo una posa un po' più corretta, abbastanza dignitosa. La cosa, quando l'ho realizzata, il prototipo in argilla, l'hanno fotografata, hanno visto le foto, è piaciuta. Dopodiché la fase successiva era di ingrandire la grandezza naturale. Allora, tramite sempre la cera salda, ha cotto il prototipo in argilla, che è grosso modo il 50% della grandezza reale. L'ho in macchina portato su a Milano e l'ho dato al formatore, che aveva preventivamente dato il preventivo per l'ingrandimento e il preventivo della fonderia per realizzarla in bronzo. E poi c'è stato tutto un problema burocratico, che purtroppo per realizzare le cose pubbliche, io cioè, l'ho già fatte delle opere pubbliche, però non sono mai interessato alla parte burocratica. E poi è stato il contatto tra l'amministrazione e la fonderia, che si è fatta carico di mandare tutta questa documentazione. Naturalmente ci sono dei tempi tecnici per poter realizzare la statua. La statua dal prototipo viene stata realizzata poi in plastilina, dove io sono dovuto intervenire abbondantemente, perché il formatore non mi aveva soddisfatto nella realizzazione dell'ingrandimento. Allora praticamente ho quasi rifatto la statua in plastilina. Lui poi ha fatto il calco in gesso, dal calco in gesso in pratica la statua realizzata in dimensione reale è stata portata in fonderia pronta per essere realizzata in bronzo. Da lì passa la fase del calco in gomma per realizzare la cera e per realizzare lo spessore di bronzo adatto per realizzare una statua del genere. I tempi sono tecnici, diciamo, che dal progetto che io ho parlato l'anno scorso, diciamo che è andato in porto in un anno, una cosa del genere. Comunque, è già un successo. Comunque abbiamo fatto in tempo a fare il 17 marzo. Difatti. Sì, no, la statua in effetti sarebbe stata pronta anche prima, però è da un mese e mezzo che è già qui depositata in un deposito del comune. Però si coglieva l'occasione, una data che poteva essere utile anche per richiamare più attenzione. E mi sembra che la data giusta come chiusura dell'anno, adesso avevo letto che
su un giornale che questa data del 17 sarà una data che viene tutti gli anni poi riconosciuta come anno di compleanno della Repubblica, e dunque è una buona occasione inaugurarla oggi. Un'ultima domanda, maestro. Quanto è voluta? Per curiosità proprio. Grosso modo, so che la statua è stata sollevata con la gru, pesarla no. Però intorno, tra la fusione e i vari punti iniziali, saranno 120 kg di bronzo. Poi pulita sarà, non so, un po' più di 100 kg, perché è vuota dentro, hanno un determinato spessore. Le statue di una certa dimensione vengono fatte vuote non per risparmiare il bronzo, ma perché se fossero piene, la massa che si deve raffreddare, il bronzo subisce dei ritiri nel raffreddamento, praticamente si rischierebbe che nella parte più grossa del corpo, se fosse bronzo pieno, verrebbe incavo perché il bronzo raffredda in ritardo. Allora si studia questo sistema, che è un sistema antichissimo, di fare le fusioni in cera persa dando uniformemente lo stesso spessore in tutte le parti, in modo che si raffredda nella terra contemporaneamente, non subisce nessun ritiro e diventa fedelissima all'opera che viene realizzata. È solo per quello scopo lì. Una statua che rappresenta un Garibaldi uomo, cittadino, nostro concittadino, così come è stato nell'epoca in cui Garibaldi ha vissuto. Dopo il 1907 la Maddalena dedica a Giuseppe Garibaldi, grazie al contributo di tanti, soprattutto del signor Pozzi, che ho ringraziato personalmente, dedica a Garibaldi un monumento che mi sembra molto significativo, sistemato nella piazza a lui dedicata, nel salotto buono della città, e io sono sicuro che questo monumento, oltre a rappresentare quello che rappresenta dal punto di vista storico come omaggio a questo grande uomo, sarà anche oggetto di richiamo dal punto di vista turistico. Sono sicuro che ci saranno moltissime persone che verranno a farsi fotografare di fianco a questa statua. Infatti sarà senz'altro un'attrazione, perché è una novità appunto in assoluto. L'amministrazione insieme alla provincia e alla regione hanno contribuito. Sì, diciamo che i finanziamenti sono stati reperiti dall'amministrazione comunale grazie al grosso contributo della regione e dell'amministrazione provinciale. Oggi c'era qui il presidente della giunta provinciale, l'onorevole Fedele Sanciu, che ho ringraziato perché appena gli parlai di questa iniziativa si sentì immediatamente coinvolto e mise a disposizione, oltre a delle risorse finanziarie che sono importanti chiaramente per realizzare le cose, anche tutta la sua disponibilità dal punto di vista personale, la sua e della giunta. Quindi mi sembra un risultato che magari ai più può sembrare piccolo, però invece è un grande risultato, perché il monumento mi sembra veramente di pregevolissima fattura. È una statua bronzea, fra l'altro fusa in una fonderia di grande blasone dal punto di vista delle fusioni in bronzo di personaggi della caratura di Garibaldi. Però ecco, è un'iniziativa che in qualche modo mette anche in luce il fatto che quando si concorre tutti insieme per raggiungere degli obiettivi, poi gli obiettivi si raggiungono. E questo credo che sia un piccolo insegnamento che dobbiamo prendere come esempio tutti per cercare di affrontare le tante difficili e anche grandi cose che ci aspettano nel nostro futuro. Il 4 luglio si chiuderanno appunto le manifestazioni Unità d'Italia con la presenza forza del Presidente dello Stato, quindi ad Arbutici sarà l'ultima cerchiatura, diremmo. No, diciamo che le celebrazioni sono chiuse nella giornata di oggi. Noi abbiamo questo prologo il 4 di luglio, che è la data di nascita di Giuseppe Garibaldi, dove inaugureremo un museo importantissimo per la Maddalena e per l'Italia, che è il museo dedicato a Garibaldi nel mondo, nella fortezza di Arbutici. E al 99,9% lo faremo alla presenza del Capo dello Stato, dell'onorevole Giorgio Napolitano, che ha già dato la sua grande disponibilità e che ringrazio ancora una volta perché si sta interessando personalmente affinché le cose possano procedere celermente e nel migliore dei modi. Grazie signor Sindaco, buona giornata. Grazie a voi, grazie.